Vediamo ora l'ultima parte, che è la messa in tavola dei componenti. Voi vi trovate con la messa in tavola dell'assieme, dove avrete ovviamente la vista, magari esplosa o con sezione parziale, con l'ideazione di bollatura dei componenti, con la distinta materiali che prevede il particolare, il numero bollato, il nome e la quantità. Eventualmente ci può essere anche la descrizione, può essere riferimento a una norma che ora voi non avete ancora fatto, norma di riferimento a cui si riferisce quel componente. Va bene? Questo è quanto dovete fare ad oggi. Stamattina cosa si fa? Si va a fare la messa in tavola dei singoli particolari. Per esempio, la messa in tavola della biella. Chiaro? Con relativa posatura. Allora, innanzitutto, si parte dal cartiglio, si apre il cartiglio. Allora, la prima parte è uguale, va bene? Si va a prendere un cartiglio che sia completo. Magari fatevi due artigli, uno per la messa in tavola, uno componente, uno particolare, va bene? Qui le diciture servono tutte, così come serve il materiale. In questo momento voi vedete un materiale, lo metterete in maniera un po' naif, acciaio, ghisa. Andando avanti imparerete a mettere le sigle di riferimento, perché ogni materiale si chiama non come ghisa acciaio, ma delle sigle di riferimento. Chiaro? A seconda della granulometria, a seconda delle cante, a seconda delle caratteristiche meccaniche e via dicendo. Ok? Sarà delle sigle, perché tutto quello che voi scrivete è una lingua che deve essere chiaramente compresa, non interpretata. Una volta creato il cartiglio, la partenza uguale, si parte a fare la messa in tavola particolare. Quali sono le cose differenti, importanti? Prima di tutto la posatura, che nella messa insieme non si è fatta. Quindi file, apri, scusate, disegno. Ah, chiudete la formato foglio. Ma ha preso la cosa. Boh, vabbè. Entrate nello stesso modello della messa in tavola dell'assieme. Va bene? Ora il cartiglio io non so come mai non me lo prende. File, nuovo. File, apri. Cartiglio, vediamo se lo piglia. Partiamo dal cartiglio, disegno, vista del modello. A questo punto andiamo a aprire il componente che avete creato, va bene? La parte. Lui propone subito la vista. In questo caso potete modificare la vista a seconda se vi piace o no questo tipo di vista. L'altra cosa importante, se volete evidenziare la forma di come è fatto lo stelo, l'anima, il corpo, il fusto, potete usare la vista in sezione. Con la vista in sezione, dite in che direzione volete la sezione. L'avete fatta le sezioni però al disegno. Ok. Gli date la vista in sezione e vi dà praticamente la vista in sezione del componente da quotare, va bene? Se volete quotare, caratterizzare il fusto della biella. Chiaro? Vi mette poi la freccia, la
La freccia la potete invertire in vertidirezione. Ovviamente se metto la freccia verso l'alto, il componente me lo deve riportare sotto. Chiaro? Freccia, ribalto sotto. Una volta creato nel piano tutte le situazioni, andate a mettere il materiale se manca. Ora, questo è un cartiglio non adeguato, non è come quell'altro, va bene? Manca tutte le diciture che di là ci sono. Chiaro? Però andate a cosare. Per cosare cosa fate? Andate in schizzo, quota intelligente e cominciate a cosare. Stamattina alle balle sto. Non funziona. Ok? Cliccate nel componente e cominciate a cosare. Va bene? Per ogni componente. Va bene? Cosando le vuote cosiddette, diciamo, ritenute importanti. Ok? Va bene? Un'altra cosa importante è fare anche le vuote cosiddette. Queste sono quadrature chiamate macrodimensionali. Chi ha voglia, guardando anche qualcosa in internet, avesse voglia, può fare anche la quadratura di quelle che si chiamano le geometriche o le rugosità, e le trovate qui nelle annotazioni. Eccole qua. Tolleranza di forma. Ci sono varie tolleranze di forma. Va bene? Potete riportare le tolleranze, per esempio la tolleranza di planarità, la tolleranza di concentricità dei fori. Va bene? Riportando il valore numerico. Ora l'ho riportato nel posto sbagliato, ma selezionate la tolleranza, andate in annotazione, tolleranza di forma, prendete la forma della concentricità, che vuol dire essere concentrico, gli date il valore. E lo riportate nella tolleranza, va bene? Ok? Che sarebbe? Questo vorrebbe dire che il foro deve essere concentrico. Chiaro? Questo poi lo imparerete in terza. Se magari andate per simulazione, riprendete una potatura di una biella, cercate di vedere com'è cosata. Questo è qualcosa in più, eh? Volendo poi avete anche le rugosità, che sono qua. Finitura superficiale, la riportate su vari componenti, va bene? Se volete. Ok? Però è importante fare intanto tutte le potature dimensionali, che sono quelle più importanti. Poi se ce la fate, fate anche qualcuna di queste giovani. A me non imparate a usare gli strumenti, diciamo, di solid per la messa in tavola. Qui ci sono le varie simbologie, questa è la simbologia della finitura di rugosità. Ora, eccola qua. E in basso riportate il valore. Eccolo qua, il valore di rugosità, va bene. Il valore di rugosità è 1,608, dipende dal grado di finitura. E lo riportate nel componente. Scusate un attimo. Una cosa importante, la finisco questo,
volevo finire. Allora, questo il valore, mettiamo 0,8, eccolo qua, selezionate, prima mettete il simbolo e poi date il valore, va bene? Fisura superficiale, cliccate nel simbolo sulla figura, poi selezionate il tipo di simbolo che volete, questo qua è indicato, e poi volendo gli date il valore. Ok? Questo valore di rugosità sarebbe la finitura superficiale. Ok? È importante negli alberi, nei paraogli, dove vanno le casse, dove c'è il strusciamento di materiali, va bene. Prendete un disegno e provate in emulazione a ripetere le simbologie che vedete. Chiaro? Nei punti chiave dell'oggetto, perché chiaramente in questo momento vi manca un po' le competenze per sapere perché si mette quella tolleranza o quell'altra. Per emulazione, magari prendete un disegno, una biella, vedete quali sono, cercate di rimettercele. Chiaro, io non valuterò l'entità della, ma la capacità dell'utilizzo dello strumento all'interno di un disegno, che è l'obiettivo. Va bene? Queste due cose, le tolleranze geometriche, le tolleranze di rugosità e le tolleranze dimensionali. Va bene? Quindi voglio vedere il disegno quadrato. Più cose ci mettete, più che mi rendo conto, e veramente avete acquisito gli strumenti di messa in tavola. Va bene? La cosa importante, questa diciamo invece la valuto, è le definizioni nel cartiglio. Il titolo è uguale al titolo che avete messo nella messa d'insieme. Il disegno dovete riportare il numero della distinta materiali con la nomenclatura che avete ripreso nella distinta materiali. Chiaro? Ritorna? In modo unico che fa, c'ha l'insieme dei componenti, può riferirsi alla messa in tavola dell'assieme. Chiaro? Ovvero, se io nell'assieme ho fatto nella messa in tavola dell'assieme, ho scritto 1 biella, quando vado a fare la biella, qui metto 1 biella. Ritorna? Ci siamo? O due pistole e via dicendo. Cioè, in modo che uno abbia riferimento tra la messa in tavola del componente e quella del complessivo. Ok? Quando fate la messa in tavola dovete seguire le norme che ho fatto all'inizio dell'anno. E queste sono le norme, ricordatevelo, viste strettamente necessarie per evidenziare le vuote, cioè se non mi serve le viste per evidenziare le vuote non c'è bisogno che le faccia tutte, metto solo quelle necessarie, il numero minimo. Le vuote non devono sovrapporsi, le vuote devono avere come principio base la possibilità di misurazione, non quotate cose che non si può misurare. Le tolleranze devono avere come principio base la possibilità di costo, di produzione. Questo per voi ovviamente in questa fase non è importante. Le vuote rilevanti dovrebbero essere opportunamente segnalate, anche questo per voi non è rilevante. Le vuote che vengono chiamate eventuali norme non devono essere riportate, ma devono essere inviate esclusivamente la quota d'ingresso. Tipo, se io fo una chiavetta e una linguetta, non devo portare tutte le vuote, ma semplicemente quella la cava per linguetta. E riferimento alla norma. Ora nel caso vostro non ce l'avete.
o se ce l'avete, questa ancora vi manca la conoscenza tecnica, chiaro? Però se io fo una serie per una linguetta, riporto il diametro dell'albero e la norma Uni che vi dà tutte le ruote della linguetta, chiaro? Riempire e ottimizzare gli spazi del foglio. Quando si vuota, si deve tenere conto di quale componente si interfaccia con quello vuotato. Mi raccomando, è importante disegnare l'asse di simmetria. Chiaro? Soprattutto se c'è gli alberi, l'asse di rotazione. Le scale unificate, non inventatevele. Nel cartiglio, le stesse informazioni dell'assieme. Soprattutto riferimento al numero componente e denominazione, l'abbiamo visto ora. Uno biella, due pistone. Nome e componente. E il riferimento, informazioni sui materiali, informazioni su tolleranze generali, smussi, su rugosità, unità di misura delle vuote, eventuali trattamenti termici, eventuali ingrandimenti, eventuale utilizzo delle sezioni parziali. Gli ingrandimenti servono quando io voglio evidenziare una parte del particolare. Per esempio, se io volessi mettere in evidenza l'estoraggio di un accordo qui, cosa faccio? Disegno. Vista dettagliata, faccio il cerchio della zona e lo riporto qui, un po' più qua, un po' più là, va bene. E questo è il dettaglio del particolare che poi vado a cosare. E chiaramente su questo uso una scala diversa rispetto a questo. Chiaro? E il particolare vado a cosare, per esempio, questo smusso qua. Ok? Vi torna? La sezione parziale serve invece quando c'è un albero. Se io ho un albero, vediamo se c'è una cosa, eh. Disegno, vista, sfoglia. Ora no, questo. Vediamo se lo trovo, eh. Dove io ho una lavorazione in questa maniera, va bene? E voglio mettere in evidenza questa lavorazione e non voglio usare una doppia vista, ma voglio usare solo una vista laterale. Come posso fare? Allora, apro il cartiglio,
Uso la sezione parziale. Allora, vabbè, ora vi cancello tutto. Cance. Sì. Allora, a questo punto cosa faccio? Vista, prendo l'albero, questo qua, lo riporto. Vedete come avviene? Non vedo la profondità. Se voglio vedere la profondità, ho bisogno di un'altra vista. Però questa vista non mi evidenzia la profondità della lavorazione. Vedete? Allora, come posso fare? Posso fare la vista in sezione parziale. Bravo. Vista in sezione scomposta, disegno la superficie, ora ho sbagliato. Disegno più o meno come voglio tagliare questo. Do la profondità. Ora quest'albero qui dovrebbe essere di 400, quindi con in mezzo dovrebbe essere 200. No, 125 nel raggio. Vediamo se ho indovinato. No, troppo. Vediamo quanto è quest'albero, non me lo ricordo. Modifica, annulla. Modifica, annulla. Modifica, annulla. Allora, vado a posare l'albero, schizzo. Quaranta in 20, prendo vista scomposta, gli dico 20. E lui mi fa la sezione parziale, va bene. Perché sono andato nel raggio, ma ha tagliato il pezzettino e ho fatto vedere io. E solo qui cuoto, a questo punto posso posare la profondità, senza dover scomodare un'altra vista. Va bene? Mi torna? Ok? Quindi non ho bisogno, a questo punto mi basta questa vista qui, non ho bisogno di un'altra vista, un'altra sezione e quant'altro. Va bene?